capobastone. Agagagagra. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline al peperone, siamo di nuovo qui perché oggi avete di fronte ai vostri occhi un video pazzesco, ma che dico pazzesco, incommensurabile. Abbiamo sotto gli occhi e per mano tutti i trofei di Red Dead Redemption 2 e oggi ve li andrò a leggere e vedrete di quelle cose pazzesche. Vi informo subito che non ci sono spoiler riguardo la storia, li hanno messi apposta perché sapevano che sarebbero usciti prima del tempo, perché quelli della Rockstar sono avanti 100 anni, quindi hanno detto sto cazzo che mettiamo i trofei legati alla storia, così sto cazzo che qualcuno sgama, hai ucciso quello, hai ferito quello, sto cazzo. E quindi non ci sono spoiler, se non qualche piccolo dettaglio sulle azioni da fare. Quindi se siete delle frigne del cazzo e dei coglioni, smettete di guardare questo video. Se invece siete interessati come me e avete proprio fame di informazioni, guardatevelo perché sarete ben degustati, sarete ben contenti di averlo visto. Allora abbiamo 52 trofei suddivisi in oro, argento, bronzo, merda, eccetera, eccetera. Ovviamente lo screen proviene dalla versione PS4 che ovviamente ha pagato e sganciato per avere l'esclusiva su cui girare. Ad esempio voi in questi mesi, per farvi capire bene, avete visto il gioco solo su PS4. L'Xbox non l'avete neanche sentita nominare, ma non perché la PS4 è superiore, anzi, ma perché ha pagato per far vedere il gioco unicamente sulla sua piattaforma, la Sony. Capite qual è il fatto? Per questo che non avete visto ancora un 4K sull'Xbox One e Xbox One X. Infatti, dopo l'uscita del gioco, usciranno articoli sull'Xbox One che decreterà la superiorità vincente di questa console mastodontica. Ma andiamo subito a vedere tutti i trofei. Allora, abbiamo ben 52 trofei suddivisi per oro, argento, bronzo, eccetera, eccetera, per platinare il top del top del top. Ma vi aggiungo una piccola cosa: la Rockstar è stata molto intelligente e non ha legato i trofei a vari eventi della storia. Questo cosa significa? Che se noi nella storia uccidiamo un personaggio importante, ad esempio mettiamo viene ucciso un personaggio secondario, il trofeo non è legato all'uccisione di quello, perché la Rockstar sapeva che qualche figlio di grandissima puttanazza, come è successo, avrebbe spoilerato i trofei 2 settimane prima, come appunto è successo, e poi si sarebbe rovinata tutta la storia e tutti avrebbero saputo come andava a finire la storia. Quindi in questo caso sono trofei, ad esempio, legati alle attività, a quanto avete completato il gioco, senza spoilerare praticamente nulla, se non il minimo indispensabile. Quindi se state pensando, ah, ci sono gli spoiler, so già la storia come va, no, non è così. Infatti vedrete che gli spoiler praticamente non ci saranno, se non legati alle attività da fare. Quindi non c'è praticamente nessun problema di rovinarsi la storia. Partiamo subito con i trofei. Il primo obiettivo, ovviamente, Leggenda del West. Questo credo che si sbloccherà una volta terminata la campagna di gioco. Però come potete vedere, come vi dicevo poco fa, alcuni non vi dicono quando si sbloccano, ma sono cose legate alla storia, proprio per evitare gli spoiler dettati da alcuni stronzi che ce l'hanno prima. Poi ci sono ovviamente tutti i trofei nascosti, che sono ovviamente legati alle attività, tipo fatti il cappello ratto, fatti il cinturone con la coda di lucertola, eccetera eccetera, tutte queste cazzate qua che poi scopriremo pian piano andando avanti. E poi abbiamo i primi obiettivi: completa tutte le opzioni d'onore nella storia, nelle main mission, nelle storie, nella missione delle storie. Praticamente ci sono alcuni punti della storia, come avete visto nel trailer, tipo ammazza Jimmy Brooks o salva Jimmy Brooks, salva quel personaggio, uccidi, deruba la vecchia stronza, non derubarla. Ogni volta che fate queste scelte, una volta completate tutte le scelte, vi si sblocca l'obiettivo. Poi c'è Best in the West e fai ovviamente il gioco al 100%, e qui bisogna platinare tutto. È una roba mastodontica da platinare questo gioco, mica Spider-Man è qua. Qua non stiamo mica parlando della merda, qui stiamo parlando di mesi e mesi di gioco intenso. Poi c'è Gold Rush,
guadagna 70 medaglie d'oro nelle storie della missione. Allora, questo c'è un piccolo particolare da dire. Le storie saranno rigiocabili e ogni volta che completate una missione storia, questa missione sarà rigiocabile, appunto, come su GTA 5. Quindi voi potete prendere dalla lista una missione e rifarla ogni volta che ne avete voglia o bisogno per guadagnare più medaglie, più stelle d'onore per ogni missione. Facciamo finta che ci sono da una a tre missioni, a seconda di quanto siete bravi in quella missione, fate più stelle. Una volta raggiunte i 70, completate questo trofeo. Poi c'è Amici con Benefici, che ti dice: completa un'attività nel campo con un companion, cioè con un compagno di banda. Quindi il compagno vi dice: mi vai a trovare 5 pesci che uno me lo ficco in culo e 4 li mangiamo. Tu, quando completi quella cosa, gli porti 5 pesci, lui si ficca un pesce nel culo e completi anche l'obiettivo. Poi abbiamo anche altri obiettivi riguardo il campo, tipo gioca tutti i minigiochi, tipo nel saloon il domino, il poker, quello con il coltello, con la mano, daddy bugiardi, eccetera eccetera. Poi abbiamo Recover the Stash for 5 Homestand, che sarebbe recupera le scorte dalle fattorie. Questo non so se è un furto da fare oppure una missione che devi recuperare delle cose nelle fattorie. Credo che sia una missione di furto, però non lo so. Poi c'è Scopri il destino di Dragic. Il destino di Dragic sarà un personaggio secondario o primario in cui tu completi una serie di sfide. Ad esempio, qual è il destino di questo qua? Possiamo intuire che sarà un personaggio secondario o uno straniero che ti dice: vai di là, vai di qui, vai di lì, e scopri infine che lui è morto e vivo, sta vivendo in Canada, che ne so. Insomma, c'è tutta una storia di secondario, però vedete che non ci dà nessun punto, come vi dicevo prima, per andare a spoilerare la storia. Non ce ne sono di spoiler. Poi, qui è bella. Prendere ai ricchi. Ruba un bottino di $250. Ora voi direte: ma $250 non sono un cazzo. E io vi dico: ma qua non siamo in GTA 5, gioco inferiore. Perché in GTA 5 ci facevi un sacco di soldi perché era nell'era moderna. All'epoca, nel 1899, il valore dei soldi era veramente, ma veramente basso. Con un dollaro potevi fare una bella vita, ad esempio. Poi andiamo a vedere questo: per dare ai poveri. Infatti, come voi rubate, dovete dare nella cassa del campo, c'è una cassa del campo donazioni, $250. Quindi tu prendi 250 e poi ne dai 250 nella cassa e non c'è un cazzo. E ti sblocca ovviamente anche questi obiettivi. Poi c'è Pony Up, spendi $5,000 in tutti gli shop, quindi compri le armi, i cappelli, i vestiti, eccetera, i potenziamenti, i tonici. Quindi in ogni negozio spendi 5,000, che sono tantissimi per questo gioco. Dovrai fare dopo una bella rapina per guadagnarli e ti sblocca l'obiettivo. Poi c'è Extreme Personality, raggiungi il massimo o il minimo d'onore del livello. Ad esempio, se voi diventate bruttissimi, cattivissimi, stronzissimi con la mamma puttana, sbloccherete l'obiettivo. Oppure se diventate grandissimi eroi del Far West, cioè banditi buoni, onorevoli, sbloccate lo stesso obiettivo. Quindi o da una parte o dall'altra dovete raggiungere il massimo. Poi andiamo a vedere i prossimi. Western Stranger, completa 10 missioni degli stranieri. Qui c'è anche in GTA 5, ci sono gli stranieri a bordo della mappa, a bordo delle strade, che vi dicono: oh guarda, mio figlio è scappato nel bosco, vai a trovarlo. Ne sviluppate 10, ne fate 10 e vincete l'obiettivo. Poi c'è Bountiful, sopravvivi 3 giorni con una taglia sulla testa di $250 in tutti gli stati. Questo sarà molto difficile all'inizio, lo faremo poi più avanti quando avremo già un bel grado di manovrabilità del personaggio e delle armi belle potenziate, perché ci saranno i cacciatori di taglie che vi seguiranno, quindi bisognerà stare molto attenti. Poi c'è completa uno dei collezionabili, questo qua sarebbe praticamente completa uno dei fili collezionabili, sarà da trovare alcuni collezionabili. Abbiamo un altro trofeo nascosto. Poi Errand Boy, deliver 5 camp companion item request, cioè consegna ai companion del campo 5 oggetti richiesti. Tipo uno ti chiede il cervo, uno ti chiede i soldi, uno ti chiede una carta per pulirsi il culo.
ne completate 5 e vi sbloccate l'obiettivo. Poi c'è self-sufficiente, crafta 30 oggetti unici nella storia. Quindi crafta vestiti, munizioni, fucili, eccetera, eccetera. Poi skin deep, skin, cioè togli la pelle a tutte le specie di animali nella storia. Ce ne sono 200 e passa, quindi anche questo sarà molto dura da fare. Molto, molto dura dopo aver terminato la campagna, ovviamente, perché 200 animali, praticamente bisogna veramente farsi un buco del culo enorme. Poi c'è zoologist, studia tutti gli animali degli stati nella storia. Quindi tutti gli animali sono più di 200, come vi dicevo poco fa, quindi sarà un bel buco del culo. Poi it was the big, cattura un pesce che pesa 16 libbre e 7,3 kg. Questo sarà un bel pescione di quelli belli, belli tosti, che ci vorrà veramente una canna da pesca bella grossa e anche un amo bello grosso. Infatti nelle foto avete visto che ci sono anche gli ami diversi. Poi c'è lock and load, upgrade, quindi sviluppa tutti i componenti di una singola mano, di un'arma singola mano o di una lunga mano, cioè un fucile o di una pistola. Sviluppa e aggiungi potenza, diciamo, le armi per una mano singola o lunga mano, quindi un fucile, un Remington, eccetera, eccetera, tutti quei fucili lì, o una pistola, quindi questa è una cazzata da fare. Poi c'è Green and Bear It, questa è stupenda, questa è stupenda. Sopravvivi a 18 attacchi di orso e uccidi l'orso ogni volta nella storia, nella modalità storia. Pensa un po' che roba, terribile, terribile, questi orsi ci staranno addosso 18 volte, ma non saranno mai riusciti ad arrivarmi, perché sarò stato io più forte della morte. Poi ci sono, raggiungi il livello massimo di ricerca con il cavallo. Poi c'è Breakout, completa l'intro di Red Dead Online. E qua c'è un bello spoiler, perché vi dicono che ci sono anche gli obiettivi dell'online. Quindi c'è completa l'intro, ci sarà l'intro come c'era su GTA 5. Poi c'è Serious Mayor, prendi parte a una serie, queste sono tutte missioni. Poi accetta, questa è bella, Gun for Ear, accetta 10 missioni dai caratteri intorno al mondo di Red Dead Online. Quindi ci saranno anche le missioni casuali dei caratteri, dei personaggi. Ma vi rendete conto di cosa stiamo leggendo? Poi c'è Eventful, gioca 5 free roaming event, ci saranno anche gli eventi free roaming, gli eventi, capito? C'è un tesoro da cacciare lì, andiamo lì, c'è da sparare lì, andiamo lì, insomma, di quelle cose, ragazzi, fuori dal mondo. Poi c'è Backing Up, Archive 5 Gold Belt Back for Award. Poi questa qui non so che cazzo è, praticamente archivia 5 cinture d'oro per diventare, che ne so, award, che cazzo ne so, nella classifica, che cazzo ne so. Comunque raccogli 5 cinture d'oro. Poi c'è archivia MVP, diventa il miglior giocatore 3 volte in un round con 4 giocatori. Quindi ci saranno anche partite cooperative, credo. Poi Horse of Course, che è praticamente prendi 5 cavalli contemporaneamente, quindi ci si potrà avere più cavalli, come in GTA 5, più macchine nel garage contemporaneamente. Anche questa sarà una cazzata da fare. Poi c'è raggiungi il livello 10, raggiungi il livello 50. Poi c'è questo qua, che sarebbe con il gruppo persistente. Dovrete fare delle cose con il gruppo persistente, le missioni con il gruppo. Poi c'è compra 5 campi improvement, cioè 5 aggiunte al campo, 5 migliorie al campo. E qui c'è la conferma che ci sarà anche il campo da gestire online. Una cosa spaventosa, io non so come hanno fatto, come faranno. Non ne ho la minima idea di come si potrà gestire in 32 persone un campo. E se qualcuno invade il campo, che succede? Poi c'è crafta 25 pezzi di munizioni. Quindi le munizioni non saranno solo acquistabili, ma si potranno anche craftare. E qui penso che ci saranno anche da scavare oro, il metallo. Perché come fai a fare le munizioni? Da che cosa? Con le erbe magiche? Per forza di cose. Poi c'è, prendi un gruppo persistente, rendi un gruppo persistente, non so, magari con la banda, non lo so. Crafta 20 oggetti, escluse le munizioni. Vendi 20 oggetti al macellaio
E poi, per finire, abbiamo le ultime, tipo recupera 25 erbe e infine completa una missione free roaming con un gruppo persistente. Quindi facendoli con un gruppo tuo, con la tua banda, credo. Che non so se è legato al social club o cosa. Comunque, io adesso ho fatto una fatica enorme a tradurre nella lingua piteca. Ovviamente in italiano saranno tutti in italiano. Per adesso avete visto che abbiamo questi mastodontici trofei! Incredibili, incredibili. 52 trofei per Red Dead e Red Dead Online. Io vi saluto. Tanti cari saluti da Capobastone, mancano 2 settimane, tra poco arriveranno altri video fantasmagerici che non vi dovete perdere assolutamente. Tanti cari saluti, iscrivetevi al canale Twitch, canale superiore che sta andando sempre meglio grazie a tutti voi, grazie per tutti i Twitch Prime, grazie per le sfrusciate di Zio Peppe. Io vi amo, questi video lo faccio per voi, come lo sapete che io questi video li faccio solo per voi e lo faccio per voi. Quindi tanti like e viva la figa! Tanti like per Capobastone, agagagagra!